Allora, voglio commentare un capitolo di un libro. Un libro che sto leggendo che si chiama L'economia della collaborazione, le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo, di Francesco Ramella e Cecilia Manzo, pubblicato a Bologna dal Mulino Itinerari 2014-2019. Il capitolo che voglio commentare è il capitolo 7. Capitolo 7, intitolato I Fab Lab, beni collettivi dell'economia collaborativa. Che cos'è? Sono questi Fab Lab? Allora, si parte dal presupposto che, diciamo, questa è un'idea abbastanza diffusa, che in realtà l'economia digitale abbia dato origine a nuove forme di artigianato. Queste nuove forme di artigianato sono rappresentate dai cosiddetti makers. I makers che mettono insieme elementi di tipo open source con elementi, diciamo, con la necessità creativa, con la capacità di utilizzare strumentazioni anche molto innovative dal punto di vista tecnologico, con lo svolgimento anche di servizi non soltanto nei confronti del mercato, quanto proprio nei confronti della comunità, con obiettivi anche di carattere educativo, insomma un insieme, diciamo, molto ampio di motivazioni che sostengono questi nuovi makers digitali, che altro non sono che gli artigiani digitali. Cioè, cosa fanno? Utilizzano le nuove tecnologie non per la produzione di massa, quanto piuttosto per creare dei prodotti che sono altamente personalizzati e che possono andare a risolvere delle problematiche individuali di lavoratori, imprese o singole comunità. E in questo senso, evidentemente, c'è una dimensione, diciamo, di tipo proprio diciamo artigianale, possiamo dire. Quindi si parla di artigiani digitali. L'idea di questi Fab Lab è nata negli Stati Uniti, al Massachusetts Institute of Technology, all'MIT, da parte di un professore americano, Jerry Schoenfeld, che appunto ha avuto quest'idea durante una lezione intitolata How to Make Almost Anything. In pratica, l'idea di Jerry Schoenfeld era proprio quella di rispondere a una domanda che gli veniva posta dagli studenti. Ora, dobbiamo innanzitutto comprendere che le lezioni di Jerry Schoenfeld, che è un fisico sostanzialmente americano, che negli Stati Uniti ha ricevuto moltissimi premi e viene considerato come uno dei top thinkers, top intellectuals e top scientist. Le sue lezioni erano seguite non soltanto dagli studenti, quanto anche da curiosi, appassionati, e persone anche che erano semplici practitioners e anche persone che non avevano alcuna capacità, di, utilizzare la strumentazione che veniva loro presentata. Quindi l'idea nacque proprio durante queste lezioni, dove appunto Jerry Schoenfeld spiegava a questi studenti che gli strumenti della manifattura additiva, quindi le stampanti 3D per esempio, potevano essere utilizzati non soltanto per la produzione di massa, quanto proprio per realizzare, diciamo, un insieme di diciamo, attività personalizzate, quindi che erano più prossime, diciamo, all'idea dell'artigiano che personalizza il prodotto, piuttosto che a un'idea industriale di produzione di massa. E così nacquero questi Fab Lab. Chiaramente gli autori qui ricollegano i Fab Lab ai beni collettivi locali, perché i Fab Lab in genere nascono su base locale, possono essere nelle città oppure anche, diciamo, nelle aree rurali. Hanno una particolare struttura, cioè diciamo che sono nati effettivamente tantissimi Fab Lab tra il 2010, diciamo dal 2010 in poi, ce ne sono circa
circa 1300, 1131, al 2017 sono stati censiti circa 1100, 131 Fab Lab, però ecco, la maggior parte di questi Fab Lab, circa la metà, si trova in Europa e soltanto una parte, un 10% circa, si trova negli Stati Uniti. Allora gli autori si chiedono come mai c'è stata una grande diffusione di Fab Lab in Europa e non negli Stati Uniti. In modo particolare, i paesi con più Fab Lab in Europa sono la Francia e l'Italia. E allora c'è l'idea che probabilmente questi Fab Lab sono nati, si sono diffusi in Italia e in Francia anche per far fronte a una questione di crisi occupazionale che riguarda un capitale umano dalle conoscenze tecnologiche evolute e dai titoli di studio elevati. Quindi c'è un elemento occupazionale, ovvero le imperfezioni del mercato del lavoro che impediscono alle persone di essere adeguatamente remunerate per lo svolgimento di attività che siano in grado di massimizzare le loro conoscenze tecniche, scientifiche e professionali, porta queste medesime persone ad avere un eccesso di capitale umano che possono mettere a disposizione della comunità o del mercato attraverso la creazione di strumenti come appunto i Fab Lab. Quindi questa è la motivazione di carattere sociologico, che significa che se il mercato del lavoro funzionasse in un modo più efficiente, queste persone, che sono tutti la stragrande maggioranza, sono laureati, sono ingegneri, sono architetti e così via, probabilmente non avrebbero modo di dedicarsi ad attività come i Fab Lab e quindi di operare nell'ambito della creazione di beni collettivi locali piuttosto che di beni comuni locali, perché avrebbero una sufficiente remunerazione e un adeguato inquadramento nell'ambito del mercato del lavoro, cosa che evidentemente non accade, e quindi si apre la possibilità di un Fab Lab. Ovviamente però gli autori fanno tutta una serie, diciamo, di considerazioni, quindi cercano di ricostruire quelle che sono le motivazioni, diciamo, sociologiche ed economiche che sovrintendono alla creazione di questi Fab Lab. Allora, in Europa i Fab Lab sono certamente presenti all'interno, diciamo, di paesi che sono più evoluti, dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista del capitale umano. È soltanto il 20% dei paesi, diciamo, a reddito basso, il 20% dei Fab Lab risiede nei paesi a reddito basso. Però c'è una fondamentale differenza tra i Fab Lab americani e i Fab Lab europei. Infatti, i Fab Lab americani sono sostanzialmente stati creati nell'ambito del progetto della presidenza Obama, che aveva l'obiettivo di potenziare le scuole nella loro capacità di orientare gli studenti alle materie STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Quindi, i Fab Lab americani nascono in genere come una promanazione di politiche istituzionali e sono strettamente connessi al mondo della scuola. Invece, in Europa, in Italia, soprattutto però anche in Francia, c'è un'attività dei Fab Lab che viene svolta dal basso, cioè non sono le istituzioni a promozionare la creazione di Fab Lab, quanto piuttosto sono le popolazioni, le comunità locali, le associazioni che vogliono creare questi Fab Lab. Non c'è una regia di Stato. Questo fatto di per sé ha un suo ruolo, perché risulta che certamente i Fab Lab italiani sono maggiori, sono tanti rispetto alla popolazione se confrontati con i Fab Lab statunitensi, però il fatto che i Fab Lab statunitensi sono nati come una promanazione di politiche istituzionali, ha portato questi Fab Lab americani ad essere dotati di maggiore strutture
di maggiore macchinari, di maggiore capitale umano anche, quindi sono più stabili, sono più solidi nell'esercizio delle loro funzioni piuttosto che quelli italiani, che invece sono comunque legati ad un aspetto significativamente volontaristico di produzione appunto di beni comuni nei confronti della popolazione. Ovviamente in Europa si osserva anche che i paesi che sono strong innovators, diciamo, bisogna fare una premessa, gli autori considerano i dati dell'European Innovation Scoreboard. L'European Innovation Scoreboard è un dataset dell'Unione Europea, in modo particolare della Commissione Europea, che prende in considerazione una serie di variabili per 38 paesi europei con la finalità di individuare e valutare i sistemi nazionali dell'innovazione. L'analisi che gli autori fanno mette in evidenza come i paesi leader nei sistemi nazionali di innovazione hanno meno Fab Lab in proporzione alla popolazione rispetto ai paesi, diciamo, che sono al secondo posto, che sono followers, diciamo così, anche se diciamo, sono comunque evoluti dal punto di vista tecnologico, ovvero i cosiddetti strong innovators. Quindi ci sono prima i leaders, i paesi leaders in innovazione, e poi ci sono gli strong innovators. I Fab Lab sono poco presenti nella categoria dei paesi leaders, però sono molto presenti nella categoria degli strong innovators, tra i quali c'è per esempio la Francia. L'Italia invece è al 17° posto per quanto riguarda la valutazione dei sistemi nazionali dell'innovazione realizzata attraverso l'European Innovation Scoreboard. Questo significa che la creazione di Fab Lab tende ad essere effettivamente più presente in quelle nazioni dove il capitale tecnologico non è poi così tanto elevato, pur essendo almeno sopra la media. Però i Fab Lab non riguardano i paesi che guidano l'innovazione, quanto più paesi followers. Gli autori cercano quindi di andare ancora più a fondo nelle motivazioni che spingono alla creazione di questi dei Fab Lab, fanno un'analisi delle regioni europee piuttosto che dei paesi e trovano che nelle regioni europee ad alta industrializzazione come l'Île-de-France, la Catalogna, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna vi è una significativa presenza di Fab Lab, però lo stesso non può dirsi per le regioni molto industrializzate della Germania, dove i Fab Lab invece risultano essere sostanzialmente assenti. Quindi si ripresenta il medesimo scenario. Da un lato ci sono paesi leaders, paesi che guidano il fenomeno dell'innovazione tecnologica, i quali evidentemente hanno un valore di Fab Lab ridotto rispetto ai paesi immediatamente followers. Certamente, quindi, i paesi più interessanti sono l'Italia e Francia. Gli autori approfondiscono ancora la distribuzione dei Fab Lab in Italia e la distribuzione dei Fab Lab in Francia. Allora, risulta che diciamo, in Italia, sia in Italia che in Francia, generalmente la produzione di Fab Lab avviene da parte di persone che hanno un elevato livello di istruzione. Quindi parliamo dei fondatori degli Fab Lab. I Fab Lab sono fondati da persone che hanno almeno un titolo di studio equivalente alla laurea in ingegneria o in architettura. Generalmente i Fab Lab operano in contesti dove è presente comunque un contesto produttivo imprenditoriale di tipo manifatturiero ed inoltre c'è una buona capitale sociale e un orientamento, diciamo, ai diritti civili, alle libertà democratiche. Sostanzialmente, gli autori dicono che i Fab Lab sono il prodotto di una eccedenza di capitale umano per quanto riguarda l'Italia. Questa è la loro definizione. Eccedenza di capitale umano. Cosa significa? Lo abbiamo già detto.
ci sono delle persone che hanno studiato, che sono laureati, che sono ingegneri, che sono architetti, che magari hanno un dottorato di ricerca. Queste persone non vengono adeguatamente remunerate, non vengono adeguatamente inquadrate nel sistema economico formale dell'economia di mercato, hanno un'eccedenza di competenze, hanno anche probabilmente un'eccedenza di tempo e quindi dedicano questa loro eccedenza di competenze, questa loro eccedenza di tempo, probabilmente mixata anche con obiettivi di carattere sociale, alla creazione di Fab Lab che sono aperti alla comunità. Queste sono le motivazioni sociologiche che gli autori adducono alla creazione di Fab Lab. Ovviamente ci sono anche delle questioni che riguardano il finanziamento dei Fab Lab avviene con una tessera di iscrizione, con dei corsi generalmente che i Fab Lab fanno nei confronti della popolazione, e questo è molto presente soprattutto in Francia, dove i Fab Lab vengono considerati come uno strumento che consente di realizzare l'educazione popolare alla quale i francesi sono molto legati, però in Francia c'è anche un intervento significativo a volte da parte dello Stato proprio perché, o degli enti pubblici, proprio perché si comprende e si riconosce il ruolo sociale che queste organizzazioni svolgono nei confronti dell'economia territoriale. C'è anche la questione però della diversificazione delle fonti di finanziamento dei Fab Lab, che possono anche riguardare sponsorizzazioni da parte di imprese, da parte di altri enti, da parte della stessa comunità. Generalmente per fare un Fab Lab servono circa 100.000 euro in Italia, anche se questa cifra è sostanzialmente inferiore a quella che viene indicata dal Massachusetts Institute of Technology. Certamente non, dal punto di vista del personale impiegato, non c'è una vera e propria strutturazione dei Fab Lab. Questo significa che i Fab Lab dal punto di vista del capitale umano sono molto flessibili, e tale condizione impedisce loro anche di esercitare in un modo efficace la loro funzione di innovazione tecnologica nei confronti di un territorio. Invece negli Stati Uniti, dove è lo Stato che ha finanziato e sostenuto i Fab Lab, c'è anche un capitale umano significativamente più presente. In sintesi, quindi, per quanto riguarda l'Italia, gli autori dicono: il fenomeno dei Fab Lab, che ripetiamo è molto diffuso, è dovuto a che cosa? È dovuto al fatto che in generale l'Italia non è un paese leader della innovazione tecnologica, quindi non ci sono istituzioni, non ci sono imprese, non ci sono organizzazioni che riescono a valorizzare il capitale umano che ha invece delle competenze tecnologiche. Parliamo di ingegneri, architetti, dottorati di ricerca, persone che operano nell'ambito delle discipline STEM. Mancando quindi istituzioni del mercato ed istituzioni pubbliche, le persone cercano di organizzarsi autonomamente su base volontaristica per offrire dei servizi alla comunità, alla cittadinanza o anche alle imprese o a consumatori individuali, attraverso l'utilizzo sia della manifattura additiva, però gli autori dicono anche della manifattura sottrattiva, e quindi l'utilizzo di stampanti 3D, per esempio. Tale investimento, a volte, dicono gli autori, i fondatori sono addirittura in grado di costruire delle stampanti 3D. Quindi il riferimento è a un capitale umano che ha tutte le competenze tecnologiche necessarie per svolgere determinate attività. Il problema qual è però? Che i Fab Lab, per quanto siano una struttura di potenziamento di un territorio, una struttura che dà a una certa comunità un trasferimento di conoscenze tecnologiche, però queste non sono imprese,
non sono organizzazioni produttive, rimangono nell'ambito dell'associazionismo, della dimensione volontaristica, di quello che potremmo definire il terzo settore applicato alla tecnologia, e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di finanziamento, redditività, produttività e così via. Certamente viene riconosciuto il significato locale dei Fab Lab, cioè il fatto che i Fab Lab partecipano dello sviluppo locale, della creazione di comunità, è un fatto riconosciuto in Italia, in Francia e anche negli Stati Uniti. Però diciamo, alla fine, diciamo, i Fab Lab, ecco, rimangono legati a una dimensione di eccesso di capitale umano. Questo è quello che dicono gli autori di questo settimo capitolo del libro Economia della collaborazione, le nuove piattaforme della produzione e del consumo. Cosa possiamo dire di questa dimensione, di questo articolo? Certamente gli autori hanno ragione quando dicono che il fenomeno della costruzione dei Fab Lab in Italia e in Francia è più legato, diciamo, a un eccesso di capitale umano piuttosto che a un bisogno di mercato o a una funzione educatrice, come invece accade negli Stati Uniti. Inoltre bisogna considerare che negli Stati Uniti i Fab Lab li fanno nelle scuole, dove le persone hanno 17, 18, 19 anni. In Italia invece i Fab Lab li fanno i laureati, che di anni ce ne hanno, o i dottorati, che di anni ce ne hanno almeno 10 in più o 15 di più rispetto agli Stati Uniti. Quindi c'è innanzitutto un problema di collocazione del Fab Lab in relazione a una dimensione, diciamo, territoriale e generazionale. Sarebbe il caso, come accade negli Stati Uniti, che i Fab Lab fossero più connessi alle istituzioni scolastiche piuttosto che come dire, il ripiego di persone che hanno lauree o dottorati di ricerca, perché probabilmente avvicinando i Fab Lab alla dimensione scolastica si potrebbe dare a degli studenti, a qualcuno di loro, o in generale si potrebbe offrire una visione di come la tecnologia potrebbe diventare anche uno strumento di lavoro, di emancipazione economica e sociale da parte degli stessi studenti. Quindi il modello Obama, in realtà, quello di usare i Fab Lab come uno strumento di potenziamento delle discipline STEM in ambito scolastico, in realtà sembra essere proprio il modello migliore, sia da un punto di vista strettamente pedagogico che anche in funzione poi di uno sviluppo futuro di mercato. Seconda considerazione da fare è il fatto che è vero, gli autori lo dicono benissimo, la proliferazione dei Fab Lab in Italia è la manifestazione di un'eccedenza di capitale umano che è posta in relazione con una incapacità del mercato e dell'economia formale di riconoscere da un punto di vista finanziario, reddituale, economico e anche di inquadramento gerarchico delle aziende il ruolo dei laureati, soprattutto nelle discipline scientifiche, tecnologiche, dell'ingegneria e della matematica. Questa è una considerazione sulla quale sono significativamente d'accordo. Ora il problema è che i Fab Lab non risolvono questa situazione, non la risolvono. Costituiscono semplicemente un circolo, sembra come il circolo delle persone che, diciamo, non riescono a realizzarsi nel mondo del lavoro e quindi dedicano le loro attenzioni in surplus a opere di tipo collettivo e di tipo sociale. E questo è sbagliato. È sbagliato non perché i beni sociali, la creazione di beni sociali e di beni comuni non sia un fatto onorevole. È sbagliato perché la vita di quelle persone probabilmente, diciamo, non viene adeguatamente remunerata, le loro competenze non sono adeguatamente remunerate nell'ambito del sistema di mercato, e questo indica la presenza di inefficienze nel mercato del lavoro che probabilmente hanno un impatto economico assai più grande, un impatto economico negativo assai più rilevante rispetto al valore economico dei beni sociali che vengono generati attraverso la creazione dei Fab Lab. Questa è la questione.
quando un lavoratore, un ingegnere, un architetto, una persona che ha un dottorato nel mercato del lavoro viene remunerata male con inquadramento insufficiente e magari poi per compensare deve andare a costituire un Fab Lab, perché questa è l'ipotesi degli autori, che su cosa si viene a creare? Certamente queste persone guadagnano meno di quello che dovrebbero guadagnare, però non è detto che il valore economico che generano con il Fab Lab riesce a compensare con la perdita di reddito, e quindi alla fine ci potrebbe essere comunque un effetto complessivamente negativo e anche una dissipazione degli sforzi, una allocazione sbagliata delle risorse. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è che e poi c'è anche l'altro fatto, terza considerazione: gli autori dicono in fondo i Fab Lab non nascono nei paesi che sono i veri leader dell'innovazione, cioè la Germania, i paesi del nord Europa. Sì, ci sono dei Fab Lab, non sono però così tanti come in Italia e in Francia. E questa è la terza considerazione importante. Se un paese ha le aziende, le istituzioni che fanno innovazione tecnologica, che fanno i nuovi prodotti, che fanno i nuovi servizi, che applicano la ricerca e sviluppo alle applicazioni, ai beni reali, non hanno bisogno questi paesi di andare a costruire un Fab Lab. A cosa serve i Fab Lab? Hanno già delle istituzioni pubbliche e private che riescono ad ottimizzare le innovazioni tecnologiche per il bene pubblico, quindi non hanno bisogno di andare a costituire dei Fab Lab. Lo fanno in Italia o in Francia, perché pur se Italia e Francia non sono proprio agli ultimi posti delle classifiche, però non sono neanche i leader delle innovazioni, quindi appunto c'è un eccesso di competenze tecnologiche. Possiamo dire alla fine che la soluzione per i Fab Lab è questa. Innanzitutto bisognerebbe, come seguire l'orientamento di Obama, collegare i Fab Lab alle scuole, fare in modo che i Fab Lab siano noti agli studenti e che possano magari avvicinarsi alla programmazione, all'uso di macchinari come per esempio le stampanti 3D, utilizzare le nuove tecnologie, la realtà virtuale e altre innovazioni tecnologiche che sono ampiamente disponibili. Così magari gli studenti hanno delle informazioni per scegliere anche i loro futuri percorsi di studio e di lavoro. E per quanto riguarda invece i Fab Lab di comunità, diciamo, questi dovrebbero essere trasformati centri, diciamo, di assistenza e di potenziamento delle imprese soprattutto, o di categorie di lavoratori. Quindi dovrebbero essere come dei centri di innovazione, dei centri di ricerca e sviluppo esterni alle piccole e medie imprese, in grado però di offrire loro dei servizi, cioè dovrebbero comunque orientarsi al mercato. Ci sarebbe in questo molto profitto e potrebbero effettivamente venire fuori delle anche realtà aziendali importanti, perché diciamo la verità, non tutte le piccole e medie imprese, anche manifatturiere, o le piccole e medie imprese in generale che potrebbero avere bisogno di aspetti di smart manufacturing o di gestione innovativa dei processi aziendali, non tutte queste imprese possono avere al proprio interno un centro di ricerca o un dipartimento specializzato nell'innovazione o degli innovation managers che siano anche dei tecnologicamente preparati e che possano quindi fornire delle soluzioni. Quindi avere dei Fab Lab che però operino con logica di mercato, che quindi svolgono esternalizzando quelle funzioni che invece le aziende dovrebbero avere al proprio interno e che evidentemente non hanno per mancanza di risorse finanziarie, potrebbe essere per i Fab Lab un ulteriore mercato. Quindi il Fab Lab dovrebbe trasformarsi in una istituzione, in una impresa che fa questa impresa, offre servizi di innovazione tecnologica, di digitalizzazione, di ricerca e sviluppo in esternalizzazione alle piccole e medie imprese e manifatturiere. Questa potrebbe essere una soluzione. Terza soluzione
Se si vuole che gli smart lab, che i fab lab siano legati a una visione di bene pubblico locale, beh, però bisogna anche che questo sia valorizzato, perché il problema del terzo settore è che il terzo settore in Italia è abbandonato a se stesso. Cioè sono iniziative queste che sì, compaiono velocemente, però alla stessa velocità scompaiono quando ci sono dei problemi o degli avanzamenti tecnologici e quindi non riescono veramente a tradursi in istituzioni che lungamente generano dei prodotti, dei beni comuni, dei beni collettivi. Quindi bisogna intervenire anche su questo, intervenire anche su questo e quindi creare, per esempio, nei comuni, nelle aree provinciali, nelle aree industriali, probabilmente nelle zone industriali, degli spazi dove queste persone possono svolgere questo servizio alla comunità delle imprese e degli imprenditori. Quindi, ricapitolando, diciamo le tre strategie per ottimizzare i Fab Lab italiani. Uno, connettere i Fab Lab alle scuole come nel piano di Obama. Due, prendere i Fab Lab siano anche delle imprese con partita IVA che offrano servizi di digitalizzazione alle altre imprese. Tre, i Fab Lab siano oggetto di politiche economiche locali per operare come produttori di beni collettivi locali. In questo modo probabilmente si potrebbe meglio diciamo, ottimizzare quel capitale umano frustrato, evidentemente, che viene ad essere impiegato nei Fab Lab, e si potrebbe anche ottimizzare sia le potenzialità di mercato che evidentemente ci sono, che anche quelle che sono le diciamo, possibilità di creare beni pubblici attraverso i Fab Lab.